Benvenuti in Leggenda Sbug, qui è Francesco Almanzi e oggi voglio parlarvi di un problema che mi è capitato con il controller PS4. Qual è il problema? In pratica, quando mi metto a caricare il mio dispositivo, appare un'icona a forma di punto di domanda e quindi non so se sta caricando il dispositivo. Per ovviare al problema, momentaneamente, non avendo ancora fatto una ricerca su Google, caricavo a parte il controller utilizzando il cavo USB del mio LG G4. In pratica lo collegavo aveva la stessa entrata come tipo di micro USB e quindi riuscivo a caricarlo. Però è molto sconveniente perché se dobbiamo giocare, magari ho il cellulare in carica, non posso utilizzare questa cosa. Quindi per risolvere il problema ho fatto una banalissima ricerca con Google e ho trovato sul forum PlayStation la soluzione. Ho voluto fare questo video perché magari molte persone non sono solite cercare di risolvere il problema, magari stanno lì a comprare un nuovo joystick per risolverlo, ma vi volevo fare un po' una guida per spiegarvi al meglio come fare e anche altre cose. Insomma, andiamo subito a vedere come fare. Innanzitutto sul forum PlayStation ci viene detto che per risolvere è possibile tramite una ricostruzione del database mediante Safe Mode, che è una modalità sicura della PlayStation 4 che bisogna attivare in un certo modo, che adesso vi mostro. Altrimenti bisogna controllare nelle impostazioni dispositivi Bluetooth se sono associati in modo corretto il dispositivo Bluetooth, ovvero il controller, alla PlayStation 4. Nel mio caso era associato correttamente e quindi ho provveduto a fare la ricostruzione del database. Per quanto riguarda i dispositivi Bluetooth, come sempre vi lascerò tutti questi link che tratto in descrizione, in quanto le schede non è possibile utilizzare dei link, a meno che non facciano parte di un blog o di un'associazione benefica, quindi troverete tutto in descrizione. Come vedete potrete gestire la registrazione del dispositivo tramite queste impostazioni. In alcuni casi è possibile anche rimuovere i dispositivi selezionando il contenuto e facendo elimina, e quindi rifacendo l'associazione. Questo è il link che vi lascerò in descrizione. L'altro link è utilissimo perché riguarda la modalità sicura della PS4. Per poterlo fare dovrete attivare questa modalità sicura che si avvia praticamente, dovrete innanzitutto da console spenta premere e tenere premuto il pulsante di accensione della console, che è quello laterale dove qua ci sono le entrate USB. Qua abbiamo un taglio che è una specie che c'è anche la luce sopra, che tenendolo premuto si accenderà la console e farà un beep. Dovrete tenerlo premuto e farà dopo qualche secondo, tipo penso una decina di secondi, un secondo beep. Col secondo beep praticamente vi apparirà la schermata PlayStation, vi apparirà un avviso che vi dice di collegare il controller con il cavo in dotazione e accenderlo premendo il tasto PS. Una volta fatto questo, vi compariranno 7 menu della modalità, ovvero queste 7 voci: riavvia la PS4, cambio della risoluzione, aggiornamento del software di sistema, ripristina valori predefiniti, non cancella nessun dato della PS4, ricostruisci database, che è quello che ci interessa, cerca e ripara settori danneggiati nella memoria interna della PS4, utile quando la console si blocca. Ripristina PS4 e ripristina la PS4 con ristallazione del software. In pratica, ripristina la PS4, però ristalla anche il firmware. Sì, scusa, non il software, ma il firmware. Quindi, nel nostro caso dovremo selezionare ricostruisci il database, che è quella cosa che solitamente accade quando magari, non so, c'è stato un problema o si spegne malamente la PS4, magari perché si è bloccata. Praticamente si spegne quando, o si riavvia automatico dopo che c'è stato questo problema di spegnimento errato e fa la ricostruzione del database. In questo caso noi lo faremo manualmente. Una volta che fa la ricostruzione del database, dipende da se è rovinato o meno. Nel mio caso ci ho messo penso un 30 secondi a dire tanto, ma potrebbe durare delle ore perché comunque viene avvisato, compare un avviso che vi dice potrebbe durare delle ore. Nel mio caso ci ha messo veramente poco, evidentemente è in buono stato. Ha fatto quello che doveva fare
E poi ha riavviato. Una volta che riavvia, torna nella modalità normale, non più safe secure, quindi safe safe mode, e vi permette di utilizzare normalmente la PlayStation. Addirittura con la ricostruzione del database iniziano a mostrarsi di nuovo alcuni suggerimenti che vi davano all'inizio del magari di un nuovo firmware o di un nuovo aggiornamento. Quindi questa è la soluzione, vi lascerò il link in descrizione, spero di non essere stato troppo lungo, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per l'attenzione, seguitemi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e supportatemi seguendomi anche magari sul canale Telegram, in cui condivido notizie, avvisi e altro e notizie esclusive solo su quel canale. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video!